La metodologia didattica del Circle Time è una strategia pedagogica utilizzata prevalentemente nelle scuole e nelle comunità educative per favorire la comunicazione, l'ascolto attivo, il rispetto reciproco e la coesione di gruppo. Questa pratica, che può essere applicata in vari contesti educativi, prevede che gli studenti e l'insegnante si siedano in cerchio per discutere su un tema specifico o per affrontare questioni di gruppo. Ecco una presentazione della metodologia. Obiettivi del Circle Time. 1. Promuovere la comunicazione. Fornisce un ambiente sicuro in cui gli studenti possono esprimere i loro pensieri e sentimenti. 2. Favorire l'ascolto attivo. Gli studenti imparano a prestare attenzione alle parole degli altri, migliorando così le loro abilità di ascolto. 3. Rafforzare il senso di appartenenza. Creare un senso di comunità e coesione all'interno del gruppo. 4. Sviluppare competenze socio-emotive. Incoraggiare l'empatia, la comprensione e il rispetto reciproco. 5. Risoluzione dei conflitti. Offrire uno spazio per affrontare e risolvere i conflitti in modo costruttivo. Principi fondamentali. 1. Uguaglianza. Tutti i partecipanti siedono allo stesso livello, di solito in cerchio, per eliminare gerarchie e promuovere la parità. 2. Rispetto reciproco. Ogni membro del gruppo ha il diritto di parlare senza essere interrotto. 3. Ascolto attivo. I partecipanti sono incoraggiati a prestare attenzione a chi parla. 4. Partecipazione volontaria. Sebbene sia incoraggiata la partecipazione, nessuno è obbligato a parlare se non si sente a suo agio. Struttura di una sessione di Circle Time. 1. Apertura. La sessione inizia con una breve introduzione e, talvolta, con un rituale o un gioco per creare un'atmosfera rilassata. 2. Discussione. Si affronta il tema del giorno, che può essere predefinito o scelto dai partecipanti. 3. Giro di parola. Ogni partecipante ha la possibilità di parlare, spesso utilizzando un oggetto parlante, ad esempio un bastone o una palla, che viene passato tra i membri del cerchio. 4. Conclusione. La sessione si chiude con una riflessione finale o un riassunto delle idee principali discusse. Benefici del Circle Time. 1. Miglioramento delle abilità comunicative. Gli studenti sviluppano capacità di espressione e di ascolto. 2. Incremento dell'autostima. Sentirsi ascoltati e rispettati aumenta la fiducia in se stessi. 3. Creazione di un ambiente sicuro e inclusivo. Promuove il rispetto e la comprensione reciproca. 4. Rafforzamento dei legami di gruppo. Aiuta a costruire relazioni positive tra i membri del gruppo. 5. Gestione delle emozioni. Fornisce un contesto in cui gli studenti possono esplorare e gestire le proprie emozioni in modo sano. Implementazione pratica. 1. Flessibilità. Il Circle Time può essere adattato a diversi gruppi di età e contesti educativi. 2. Formazione degli insegnanti. Gli educatori devono essere formati per facilitare efficacemente le sessioni, garantendo che tutti si sentano inclusi e rispettati. 3. Utilizzo regolare. Per massimizzare i benefici, il Circle Time dovrebbe essere una pratica regolare e non occasionale. Considerazioni finali. Il Circle Time è una metodologia didattica potente e versatile che può trasformare la dinamica di un gruppo, migliorare le competenze socio-emotive degli studenti e creare un ambiente di apprendimento più inclusivo e collaborativo. La chiave del successo di questa pratica risiede nella sua attuazione costante e nella capacità dell'insegnante di facilitare le discussioni in modo equo e rispettoso.